Ah, questa è l'Albania, ragazzi, c'è una zanzariera che ci protegge dalla morte, dalle zanzare modificate, però questo è il paese dei contrasti. C'è da una parte modernità, una casa comoda, accogliente, eccetera, eccetera. Ah, chi si vede dallo specchio? Si vede Baby. Questi sono i miei nonni. Eccetera, eccetera, diciamo. E allo stesso tempo possiamo dare una paura albanese appena entrava, ok? Però ecco, questo contrasto qua mi piace, diciamo, far vedere questi palazzi vecchi del comunismo non ristrutturati e questi nuovi che è il bellissimo mondo democratico ci ha portato. Tutte pecore inscapolate qua in questi palazzoni. E sciava, sciava. E questa è la macchina che ci porterà verso il paradiso. Beh, non proprio verso il paradiso. Come vedremo, c'è stato un piccolo incidente di percorso. Ma qui vediamo che noi abbiamo fatto. Siamo scesi per queste città fino ad arrivare a Vlor. Tu sai, vero, come si chiama quell'isola lì? No. Sasan. Qui possiamo ammirare un po' di rettili con macchinoni. Poi a Lucara, ed eccoci qua, ci troviamo in un posto magico, tutto ad un tratto fuori dalle pecore. Ci sono questi schiavi a quattro zampe che, per dare un po' di vitalità e attrarre un po' la pecora a due piedi, vengono rinchiusi qua in questo ristorante famosissimo, in questo parco nazionale. Qui vediamo anche il cornuto che sta annoiando là. E si può anche accarezzare e toccare queste bestie. E qui le pecore vengono da tutta l'Albania per gustarci questo spettacolo. La prima notte l'abbiamo passata in questo paesino che si chiama Palace, in questa tenda qua. Non so cosa fare con questa pecora. Con quale pecora? Con questa Te stesso? pecora che sta registrando adesso. Cioè? Cioè, è sempre più pecora. Ma io ti ho fatto una domanda, è romantico questo posto? Ma Dio è romantico, è poco. Questo è un posto. Cioè? C'ho sonno. Mi sono fatto di uva e di carne di maialo. Ah, quindi non cogli, diciamo, il romanticismo di questo posto, fantastico. Non lo colgo. Questa tenda ha una forma a campana. La campana È massonico. può essere vista come un segnale, come un suono, come un qualcosa di profondo che risuona dentro di noi, come una sirena, come un allarme, come una sveglia, che c'è il simbolo della campanella, la campanella della pecorella, e si ritorna sempre alla pecorella. Ti sei sdraiato, ti sei fottuto di tutti i problemi che ci sono qua. Ma come al solito E ci che problemi abbiamo? sono problemi di ordine. Mamma Di ordine mia, oh, pubblico. mica. Porca puttana. Prima. Vediamo che veste mette da questa parte. Secondo. Controlliamo che siamo in modalità aereo. Terzo. Ficare tutto che va dentro. Quarto. Ficare anche questo. Allora ragazzi, ci troviamo in una situazione surreale. Questo è un jester. Quest'italiana che io devo drogare adesso qui con me si trova in un bar albanese che alle 7:30 è chiuso, nel senso è aperto, non c'è nessuno. E questa pecora italiana vorrebbe essere drogata alle 7:30 e abbuffarsi di roba, insomma, che piace la pecora italiana. E però si sta incazzando e il piede si muove nervosamente qua sotto Sì, perché. qual è il piede? Perché non ha la sua dose quotidiana di droga sveglia pecora e di caffè. Quindi stiamo aspettando adesso. Ecco, qui c'è un'altra pecora, diciamo, albanese che nel frattempo sta facendo, insomma, giocando col telefono. Ma attenzione, nella spiaggia si vede una pecora. Sarà il rettile che gestisce questo bar? No, purtroppo no. E il piede si muove sempre più nervosamente. Un bunker albanese che
che praticamente doveva mettere paura agli albanesi durante il comunismo, che c'era un nemico esterno, c'è l'Occidente che voleva invaderci da un momento all'altro. Qui in punti strategici tipo al mare c'erano bunker, ma questi bunker stavano un po' ovunque. Era un modo, un po' come fanno insomma anche oggi, che mettono paura alla pecora con Putin eccetera eccetera. Anche prima c'era questa roba, però vediamo bello qui il contrasto tra le pecore qua al mare e il bunker del passato. Vermi, Himar, Ceparo. A Ceparo abbiamo trovato questo bel camping, ragazzi. Eravamo gli unici clienti, aveva diciamo aperto da poco, ma veramente fatto bene, si paga poco, pulitissimo. E dentro ci sono, dentro queste tende già fatte, quindi non dovevamo aprire la nostra, c'erano già i materassi e le coperte, tutto quanto. Ecco qui che arriva il nostro eroe. Ecco, come vedete sono così fatte. Eccolo qua, il meglio. Abbiamo trovato questo venditore di gelati turco veramente veramente simpatico. Anche io mi ci sono messo a giocare con lui. Oh mezzo. E ha dato alla fine. Vai Davi, vai Davi, vai Davi, vai Davi, vai Davi, vai Davi, ecco, queste sono le scene che si possono vedere in Albania, ragazzi, gente vestita o musulmani, quindi non possono vedere, possono mostrare le chiappe eccetera eccetera, coperti così. Ecco, diciamo la donna non può essere, non può abbronzarsi come l'uomo, l'uomo sì. E di chi stiamo parlando? Queste sono dell'Albania del Nord, diciamo, e hanno queste usanze un po' così, diciamo. E poi vai alla dia la pecora nazionalista albanese fiera della, dell'aquila che si è tatuata dietro, guarda, l'aquila a due teste leggermente massoniche, questo albanese ce l'ha tatuata dietro, dietro ovviamente che può vedere, lui non lo può vedere, è solo per gli altri, quindi che te lo dia, fa insomma ego, insomma evoluzione diciamo così spirituale, lasciamo per queste cose. E però ecco, queste sono gente che in un'epoca dove siamo per essere uccisi e fatti fuori, questi qua mostrano fieri il simbolo della loro nazione così. E questi sono gli albanesi, ragazzi. Ma questi sono tutti, anche in tutto il mondo, la pecora fiera di essere schiava. Ma che bello questo ristorante slash bar così incastonato, incastrato in questa cascata, che cazzo. E poi c'è stato Bunez, ragazzi, un posto veramente bellissimo. E infatti è stato questo il punto, cioè il posto era talmente bello che io, distratto diciamo, mentre uscivo dal parcheggio, becco la macchina di un rettile e di un mafioso albanese, di una brava persona. Insomma, mentre ero lì che aspettavo, facevo le mie ultime preghiere così fra me e me, pensavo insomma che sarò ucciso sicuramente da questo, da questo mostro che è il proprietario di questa macchina, mi ritrovo per fortuna con una persona abbastanza ragionevole, questa albanese, una persona molto ragionevole, che insomma è stato abbastanza clemente, vero? Questa vacanza è stata rovinata perché ho toccato, mentre uscivo dal parcheggio, un rettile con un macchinone tipo questo, ecco, perché in Albania ovviamente, essendo un popolo di mafiosi ovviamente, ho toccato un macchinone del genere e è insomma stata una cosa traumatica, perché ho rovinato la vacanza a me stesso, perché io sono un bravissimo guidatore, però insomma ho fatto la cazzata con questa macchinetta qua. E ecco, intanto vengono altre pecore, e quindi ho capito, io pensavo questo qua mi uccideva, sarà stato un mafioso, ho detto, invece sto mafiosetto era veramente un intellettuale, lo chiamava mio zio questo,
cioè proprio tranquillo, è stato, no tranquillo, mi ha detto non è successo niente, dai sono pezzi di ferro, no? Io avevo paura che mi tirava fuori il pezzo di ferro che se lo faceva fuori. Invece non so perché, non sapevo con chi prendere, se l'ha preso col parcheggiatore perché gli ha detto che l'aveva parcheggiato male. Sì, forse era parcheggiato male, però comunque io ho fatto la cazzata. Insomma, il viaggio continua nonostante la disavventura. Scendiamo a Sarand, e poi Butrinti, che è un sito archeologico così turistico molto bello, e poi c'è Xamil. Poi entriamo a quel punto verso l'interno dell'Albania, dove si ricalta, che è una fonte bellissima. Allora ragazzi, questo può sembrare un'acqua qualsiasi, ma è un'acqua incredibilmente fredda, ragazzi. Cioè, fanno male i piedi per quanto è freddo, perché qui c'è sto buco qua che è profondo forse 100 metri, dicono, e sta fuoriuscendo acqua di fonte. Proprio, guarda che roba, impressionante. E qui le pecore, ci siamo fatti una camminata durissima per arrivare qua, però è impressionante il freddo che è, e quanto è chiara l'acqua. Una pecora imbalsamata, questa, se vedete è proprio una pecora, ok? Che non mi si dica che non sia una pecora. Questo è il mais, la cipolla, il fino per il pecorame, e qui si mangia qualcosa. Qui i ristoratori vengono qua a riempire le loro brocche di acqua. Qui c'è una mentina, oppure come cazzo si chiama? Come si chiama, no? Ecco. Borsiloc, come si dice? Come si dice sta cosa? Basilico. È il basilico. Però è un basilico strano, perché è fatto a chiocciola. L'acqua ha due teste massonica, un po' ovunque, e loro sono fieri, c'è anche il cuore, porca puttana! Il posto che stiamo visitando si chiama Geocast. Geocast perché c'è questo cazzo di castelletto qua, dove i rettili comandavano dal basso tutto il pecorame che stava qua sotto. Costruiscono anche dei castelli così, che sono ancora in piedi dopo anni e anni. Cioè. Ah, qui stai vedendo l'abbigliamento di Piero Angela? Mi stai inquadrando? Bellissimo. Però vorrei inquadrare soprattutto il cameraman qua. Ah, questo è il Girocaster, ragazzi. Bellissimo, andava incluso in questo montaggio anche il Girocaster, dove ci è stato proposto una crepe fatta con olio del gommista, spruzzata lì sulla piastra, così la crepe non attacca. E lei ci ha detto, ma noi abbiamo un attimo, ci siamo fermati, cos'è quella roba che ha spruzzato lì? E lei mi ha detto, la crepe se non attacca, se no non la mangiate la crepe, se non volete spruzzare questa roba con me. E ho detto, andiamoci, porca cazzo, siamo finiti qua. E ce ne siamo andati. Chissà dove cazzo finiremo adesso. Quale orrori vedremo in questa cazzo di città di merda, piena di turisti, che non c'è rimasto più cazzo. Questo è la città dove è nato mio nonno. Però mi vergogno veramente che è nato in questa merda, che è diventata, insomma, una fogna per turisti. Questa robaccia qua. Chiudiamo qua che è meglio. E a proposito di origini, sono andato a trovare il posto, il paesino esatto dove è nato mio nonno. Che spiegge ciò tu? Chios. Ah, chi ho tu? Questo è il misciatti, hai detto. E perché c'è scritto in grecisti qua? Che tu c'è scritto in grecisti? C'è scritto? Quando scrivo, lo so, l'ha raccionato qua. Ah, qua c'è il nertuo? Sì, c'è il nertuo. Questa signora mi mostra la casa del mio bisnonno. Proprio che io qua non c'è cerciano i tuoi. Ah, ok. E c'è con il cucaggio, cuca mafia lì. Allora ragazzi, sono arrivato alle origini da parte di mia madre, di mio nonno, è nato in questo paese qua, adesso vi faccio vedere quest'albero qua, è secolare, e qui c'è un po' di la roba comunista qua. Questo paese qua, in mezzo alle montagne, a 1000 metri, Fushbar si chiama, Campo Bianco, oppure Valle Bianca, non so se può tradurre, e il comunismo ovviamente gli aveva tolto tutte le proprietà, non potevi manco avere i tuoi animali, praticamente siccome su queste montagne qua c'erano minerali, fosforo e altre cose, e così facevano lavorare le pecore qua. Solo questo è un posto, mi diceva la signora qua, che anche lei ha lo stesso cognome di mio nonno,
mi diceva che il nonno, cioè il mio bisnonno, e, insomma, era il capo villaggio qua, da cui parlava, insomma, la gente qua. Insomma, vabbè, chiudiamo qua. Allora, ragazzi, questa qua è un pezzo storico. Questo è dove gli albanesi cucinavano. Qui c'era, qui sotto si metteva del petrolio, qua sotto, che bruciando inquinava tutta casa, e la gente lì ci metteva la cucinava, ci mettevano la pentola a pressione, per dire. E qui ci sono i tappeti albanesi. Qui ci sono delle pecore a Giro Castro con la piscina. Ci sono delle pecore disposte a pagare. Guarda che vista. Allora, qui c'è scritto: la scittoria vincerà con un cuore, vota Partito Democratico e tutto cambierà. Ragazzi, qui ci siamo sempre in Giro Castro, paese albanese molto turistico. Guarda cosa ho trovato qua: il Rotary International, il Rotkari. Allora, continuando il viaggio per l'interno dell'Albania, arriviamo a Tepelen e poi a Përmet. Praticamente, ecco, intanto questo è Përmet, un bel posto. Quello che stiamo facendo adesso è risalire di nuovo dal sud, quindi verso il centro dell'Albania, e però non passando più verso la costa, che l'abbiamo fatto all'andata, ma verso l'interno, e quindi vedremo adesso una serie di città così, non più sul mare ma all'interno. Qui c'è una bellissima foresta col fiume e la gente che gioca lì. Poi siamo andati all'Escovic, dove abbiamo riempito di merda l'Albania. Beh, qui possiamo vedere questa macchina usata come magazzino. Ci troviamo nell'Albania, qui il tempo si è fermato, ci sono i palazzi comunisti. Dai, riprendi, che tu sei la pro. Allora, stavamo dicendo, no? E abbiamo avuto un momento scemo più scemo poco fa al paesino che si chiama Leskovic. Non ti avvicinare alla musica, che fa veramente cagare. Fammi stare all'ombra, perché fotograficamente sembro meno brutto all'ombra io, e mi si vede di meno. Quindi siamo nelle foreste albanesi qua, con un laghetto pulitissimo e paradisiaco, e praticamente mi trovo un po' a disagio perché c'è una persona vicina che mi sta guardando in questo momento, un falegname. Quindi questo lago non abbiamo idea però ci troviamo veramente vicino alla Grecia qua. E come dicevo, in questo paesino che si chiama Leskovic abbiamo avuto un momento scemo più scemo, cioè io mentre cagavo praticamente mi accorgo che c'era un problemino col water. Ma un problemone più che un problemino, c'erano, diciamo, il water era pieno di stavamo, insomma, galleggiando nella merda, il bagno si stava riempendo, tutto il sud dell'Albania si stava riempendo di merda. Poi dopo Leskovic siamo andati a Ersek, dopo Ersek siamo andati piano piano a Korç. Allora, ragazzi, ci troviamo in una città che si chiama, ovviamente, la Mercedes ovunque, e intesa San Paolo. Questi sono i rettili moderni, vediamo invece i rettili del passato. Questa città qua, Corcia, questo è un rettile del passato, è tutta costruita dai romani, Corcia si chiama, sud-est dell'Albania. E, ma vediamo un po' il passato, questo è il comunismo, le pecore tutte unite sotto l'aquila massonica. Perché sono stupido purtroppo, sono mongoli purtroppo, come si vede qua. E qui c'è la, come si dice, the grail, no? Dove c'è il loro sangue, dei rettili. E qui c'è l'obelisco, ovviamente. Però ecco, l'Albania, che era un popolo così di niente, di contadini, cioè di vera gente alla fine, di vere pecore, e hanno portato la tecnologia e la logica e l'ingranaggio della Matrix, no? Gli italiani negli anni 30, quando hanno annesso l'Albania, e si vedono quindi costruzioni italiane ovunque che contrastano con le costruzioni albanesi, che sono, cioè, qui in Albania ti sembra di stare veramente, stavo dicendo poco prima, ti sembra di stare in India
slash Burundi slash Cuba slash Corea del Nord slash Colombia slash che cazzo ne so, tutto in uno, questo è l'India. Però c'è anche un tocco di Italia, perché il rettile Mussolini, diciamo, vabbè, pupazzolo su Mussolini, ha costruito qualcosa di decente. Quindi il centro, come anche a Giro Castro, dove ho fatto quel monologo, quella città carcaruccia eccetera eccetera, pieno di chincaglierie e di cazzatelle così di souvenir, era bella proprio perché era stata costruita dai rettili italiani, altrimenti l'Albania sarebbe veramente solo contadini, diciamo la verità, che secondo me è meglio, cioè la vera gente noi dovremmo essere, però come dicevo anche il contadino qua durante il comunismo non gli si permetteva nemmeno di avere un cazzo, né un animali suoi né niente, deve lavorare per il sistema, e quindi gli si toglievano le proprietà private e lo si dava in pasto come un ingranaggio, questa pecorella così presa senza proprietà privata. Non è che prima hanno avuto proprietà privata questa pecora, sempre invase dal rettile è stata la pecora, però comunque insomma la pecora non può lavorare per essere semplice, invece no, deve costruire questa pietra qua, la pecora, i castelli una volta, e oggi diciamo vorrei farvi vedere oggi che costruiscono. Ah, attenzione ragazzi, qui c'è il Partito Socialista qua ragazzi, ah bellissimo, ah, l'Italia, cioè l'Albania dopo anni e anni che insomma gli ha rotto il culo il comunismo, guarda qua, guarda cosa mi ti trovo qua, il Partito Socialista PS con la rosa che ha 5 petali, il pentagramma e rosa croce eccetera eccetera, molto massonico come simbolo. Però diciamo, abbiamo a che fare con le pecore albanesi, qui si in modo un po' artistico fanno l'aquila con le due teste, rossa e nero, che sono i colori della sciteria della sciperia Albania. Ah, per l'Albania che noi vogliamo, c'è scritto lo slogan del rettile, piattaforma dell'autogovernamento. Oh sì. Cati due significa il secondo piano, no, se ne va che è meglio. Qui vediamo quindi cosa costruiscono le pecore oggi, antenne ovunque, anche qui. Questa è una grande città, di solito ci sono poche, ma ecco qua la pecora, incicciottita dal veleno che mangia. E qui c'è questa città qua, vediamo cosa c'è. Oh, la pecora durissima, cosa c'è? Versace, è la pecora albanese. Guarda che bella vista qua, composizione perfetta, che ti dice tutto, questa è la pecora albanese, guarda come cammina fiero, guarda, anche la pecora, la pecorella e il pecora, la riete, questo è il paese dell'aquila, oh, la pecora, guarda come è fiera, guarda, oh, che bello. Dopo che ci siamo andati piano piano a Pokradats, allora ragazzi, qui ci troviamo a quanto pare vicino all'albanese che spinge forte la barchetta. Ci troviamo nella villa dove il dittatore albanese Enver Hoxha viveva da pascià ovviamente, e adesso questa villa è concessa anche alle pecore a venire qua e godersi questa bellezza. Siamo sempre a Pokradats e adesso è il momento di fare un po' di giri con la Formula 1 qua ragazzi, me and my baby. Ai, ai, ai. Qui ci troviamo di nuovo a Durros, che è stata il punto di partenza, la città dove sono nato anch'io, e con mio zio qui alla guida. Non si vede azzurro ancora. Here we are in Miami Beach / Durros. Durs con il nostro driver Arbenz. Io solo ho distrutto la macchina e fatto pagare un po' di soldi per il danno subito dal rettile, però insomma poteva andare peggio. Palme come se non ci fosse un domani. Sa, mi dice per piazza la macchina, dice no. Palazzi come se non ci fosse un domani. Qui a Durs ci sono anche le tombe dei nonni che sono andato a trovare. Quell'altra invece è vecchia? Quella è vecchia, la foto del manga vivi, Ringrazio di cuore mio zio per l'ospitalità.